prendere le distanze da doppio microfono, doppia potenza speriamo. Dicevo, non posso che prendere le distanze da questo umorismo demenziale così prevedibile, e allora no, non era male, lo ammetto, insomma, però si può fare di peggio. Come? Scrivendo un libro che prosegue un suo omonimo antecedente che si intitolava Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, questo si intitola Non c'è gusto in Italia ad essere dementi, sottotitolo, ma noi continuiamo a provarci lo stesso. Cosa contiene questo libro? Contiene una serie di pensieri spettinati, visto che Elio, per farmi le scarpe, battuta raffinatissima, molto bella, colta da pochi, ho pensato di fare una breve sintesi, una brevissima sintesi di questi pensieri spettinati. È più facile trovare un aglio in un pagliaio che la paglia in un agaio. La ridico. Qualcuno lo prende al contempo. Volare utile, atterrare necessario. Devo fare una doverosa citazione, queste intuizioni non sono solo mie, ma condivise con la scuola demenziale bolognese, proposte nel caso specifico dall'artista Eros Drusiani, lo stesso che ha detto al Monti coglioni sono molto più di due, e si è rappresentato per lo sforzo creativo. Grazie, grazie, con questi applausi voi mi confondete con un altro, sicuramente. Le persiane, per loro natura, sono portate ad aprirsi verso l'esterno, sono gli iraniani che spesso non glielo permettono. Quando tutto va storto, se qualcosa tira dritto, quel qualcosa spesso è un tir. Per essere un oscuro oggetto del desiderio non basta spegnere la luce. L'altra sera a Modena uno spettatore ha detto, però aiuta. Era talmente povero che i passerotti gli portavano le briciole di pane sul davanzale, ma era talmente sfigato che le formiche gliele mangiavano. Sempre della serie La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, e spesso prende la mira anche al buio. Vorrei chiarire che modestamente la frase La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo è del sottoscritto, non è diventato un proverbio come recentemente ho sentito. E allora, proseguendo, i bisogni della gente puzzano. Le merde che si incontrano a volte si pestano e a volte si salutano. Dipende. C'è chi in estate va in vacanza per fare le diapositive da vedere poi con gli amici nelle sere d'inverno, e chi va in vacanza in inverno per non andare a vedere le diapositive. Le donne sorde non fanno l'amore perché non se la sentono. Questa è autobiografica, è una disgrazia personale, è un'autocitazione. Era talmente brutto che quando nacque suo padre andò allo zoo e cominciò a sparare alle cicogne. L'altra sera a Ferrara uno spettatore ha detto, aveva sbagliato uccello. Così come lui me l'ha detto, io ve lo propongo. Nevrotico è un uomo che costruisce castelli in aria, pazzo è di quei castelli abita, psichiatra è colui che in tasca l'affitto. Se la vita ti sorride, ha una paresi, se fai culo la sfiga è lì che te lo guarda. Lei era un tesoro, lui la seppellì. Questa è coerenza. Chi trova un amico ha una sorella carina, che abbaia rompe i coglioni, carina vecchia muore prima. L'omosessuale è definibile, si può definire l'omosessuale quale un amico che si diverte a
alle nostre spalle. A volte il fumo è molto meglio dell'arrosto, naturalmente. Chi è che ti sarà dato? Le credenze degli antichi erano di legno, che si sappia. Ne sarebbero tante altre, vorrei essere una merda, almeno qualcuno mi cagherebbe. E infine dialogo tra una madre e un bambino, mamma è vero che mi ha portato la cicogna, non ricordo bene tesoro, ma di sicuro era un uccello notevole. Thank you.